2.500 ragazzi tra gli 11 e i 18 anni sono stati coinvolti tra marzo e maggio nei corsi di educazione mediatica e digitale del Corcon della Lombardia, corsi che hanno visto gli alunni delle scuole medie e superiori prendere parte ad oltre 100 ore di laboratori interattivi. I numeri lo dimostrano, fenomeni come cyberbullismo, sexting, fake news sono in continua ascesa e quindi è fondamentale aiutare i ragazzi, continuare a promuovere i corsi di formazione nell'educazione digitale. Teniamo poi presente che lo smartphone ha totalmente pervaso la nostra vita e quindi ha imposto le sue logiche, la logica della notiziabilità per cui tutto quello che si fa deve essere messo sui social, la logica dei like per cui vali quanti like hai. Beh, questo induce a distogliere i ragazzi da quello che è il vero senso della vita e rischia di indurli anche alla depressione, quando appunto si innescano dei fenomeni viziosi. Allora è importante dare loro una base solida, una base culturale, utile a comprendere il nuovo paradigma digitale e utile a prevenire poi quelli che possono essere i fenomeni peggiori. Non solo, visto che nella comunità educante hanno un ruolo fondamentale gli adulti, da quest'anno abbiamo iniziato anche i corsi rispetto agli adulti, in particolare rispetto ai genitori e rispetto agli insegnanti delle scuole elementari. Le insidie della rete sono molteplici ed un'educazione anche sui banchi di scuola è diventata fondamentale per prevenire episodi spiacevoli. Educazione mediatica e digitale è fondamentale per i nostri giovani. Fondamentale per tutti, in particolare per i giovani che sono più utilizzatori, ma veramente per tutti, ormai sulla comunicazione digitale che ormai principale strumento di comunicazione c'è tutto e quindi provare a dare un segnale di attenzione, di capacità di selezione è fondamentale perché a volte le notizie possono essere molto fuorvianti e su una fascia più fragile come quella giovanile possono anche indurre in notizie, proposte sbagliate e quindi è fondamentale investire e lavorare su questo settore.